Benvenuti alla terza puntata del nostro contenitore web Mentre Vedo. Partiamo subito con un servizio che ci colma di gioia. Finalmente sono state riaperte le porte della Chiesa Madre dopo mesi di restaurazione. Il servizio è di Danilo Castagna. Dopo il periodo di restaurazione, finalmente la Chiesa Madre di San Cipriano Picentino torna a rivedere la luce. Centinaia di fedeli, il giorno della riapertura, dopo mesi di attesa, hanno assistito alla messa commemorativa nel luogo simbolo della comunità cattolica picentina. In questa occasione il nostro paese ha avuto l'onore di ospitare il Vescovo, il quale ha celebrato l'evento ricordando gli innumerevoli sforzi effettuati dai fedeli e dalla diocesi di Salerno per raccogliere i fondi necessari al completamento dei lavori. Il Vescovo ha voluto lodare l'abnegazione dei nostri concittadini che, attraverso varie attività come la vendita di dolci o il mercatino dell'usato, hanno partecipato in parte alla raccolta dei fondi. In un clima di gioia collettiva, la Chiesa Madre ha riaperto le porte ai fedeli che hanno potuto finalmente riammirare le splendide arcate ritinteggiate e la nuova cupola. Salve, siamo qui dalla Chiesa Madre in occasione della riapertura che finalmente riapre dopo vari mesi di restaurazione. Vorrei chiedere al nostro Vescovo quanto la Chiesa fisica conti per la Chiesa cristiana, quindi per la cristianità. Beh, certamente è decisiva, nel senso che è il luogo dove la Chiesa, che è la comunità, si ritrova per celebrare l'Eucaristia, che è il cuore dell'esperienza cristiana. La comunità cristiana nasce dall'Eucaristia, dall'altare. È proprio questo fatto che poi, ovviamente, vivendo il rapporto con Gesù in maniera autentica, riesce a rendere autentiche anche le relazioni tra i cristiani, tra le persone, insomma. Quindi il fatto di riaprire, risistemarla completamente, perché è molto bella, sì. Credo che sia un momento utile proprio per valorizzare, cioè non solo il contenitore, ma anche il contenuto. Va bene. Bene. La ringrazio. Giovedì 24 è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, sfruttando un'area della scuola media Antonio Genovesi da tempo inutilizzata. Sul posto per noi c'era Giulio Noschese. Giovedì 24 aprile, presso l'ala nord dell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado Antonio Genovesi, è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, gruppo di San Cipriano Picentino. La struttura, grande circa 300 metri quadri, è stata recuperata con una serie di lavori, dopo che era stata trascurata e abbandonata per oltre 20 anni. In questa nuova efficientissima sede, che ospiterà anche la Guardia Medica, il gruppo di San Cipriano potrà espletare al meglio le proprie funzioni di assistenza e volontariato, così da rendere il proprio servizio per la comunità ulteriormente efficace. In bocca al lupo. Con il presidente del comitato di Salerno della Croce Rossa e gli chiediamo quale ruolo svolge il gruppo di San Cipriano all'interno della provincia, visto che sul territorio è sempre stato un motivo di vanto con le sue diverse opere. Attività. Allora ti dico, San Cipriano Picentino sono oltre 23 anni che funziona come gruppo. È uno dei primi all'avanguardia per quanto attiene la formazione, per quanto attiene il numero di volontari. Negli anni si è sempre contraddistinto, io nasco come volontario qui e devo dire le attività fatte dal gruppo di San Cipriano pochi altri gruppi in tutta la provincia le hanno fatte. Il gruppo di San Cipriano in questo si è sempre contraddistinto, se pensate che oggi San Cipriano fa 118 H12, vuol dire tutte le notti, più tre giorni infrasettimanali, altro il pomeriggio più il sabato e la domenica H24, per un gruppo di un paese di 6.000 abitanti è tantissimo. Noi in realtà molto più grandi non riusciamo a fare quello che i volontari fanno a San Cipriano. Il coronamento di tutta questa opera, di tutto questo impegno è stata la vicinanza dell'amministrazione comunale che, come potete vedere, ha dato in comodato d'uso gratuito una struttura di oltre 300 metri quadrati. Vi posso garantire, io ho 11 gruppi nel comitato e conosco l'intera provincia se non la regione, questa è una delle sedi più grandi che esiste in regione Campania. Non solo,
anche per elogiare il lavoro svolto da tutti, in primis da Michele Alfano, questa sede verrà utilizzata già giorno 18 maggio per tenere il primo corso regionale di operatori full D. In tutta la regione Campania si verrà a farlo a San Cipriano, proprio perché dobbiamo premiare questi ragazzi e l'impegno che mettono ogni giorno per portare avanti un'idea nata 150 anni fa. Grazie, non può altro che onorarci. È presente anche il sindaco Gennaro Evoli all'inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa. Cosa si aspetta dall'associazione della sezione Croce Rossa di San Cipriano? Quali auspici si propone per questa nuova inaugurazione? Cosa potrà portare al territorio? Quali benefici? Per noi è motivo di orgoglio ovviamente essere qui questa sera, perché l'amministrazione si è impegnata affinché venissero fatti i lavori in modo anche abbastanza celere e realizzare questo nuovo intervento per San Cipriano Picentino. La sede nuova della Croce Rossa, questa in cui stiamo questa sera, è una sede sicuramente adeguata rispetto al numero dei volontari che abbiamo sul territorio. La Croce Rossa, attraverso gli uomini che prestano il loro servizio, danno servizi indispensabili per i nostri concittadini che dovessero trovarsi di volta in volta in difficoltà. Quindi un ringraziamento principalmente va a loro per l'impegno che hanno profuso da sempre e per l'impegno che tutt'oggi mettono per portare avanti questa tradizione, mi permetto di dire, ormai longeva nel nostro territorio. Siamo qui con il signor Michele Alfano, responsabile della sezione di San Cipriano della Croce Rossa Italiana, e vogliamo fargli un paio di domande. Quali impressioni sulla inaugurazione di questa nuova sede? Che emozioni si provano? Le emozioni sono tante. Dopo parecchi anni siamo riusciti ad avere una sede veramente all'avanguardia, credo. Credo che in provincia di Salerno così grandi e così nuove non ce ne siano, veramente non ce ne sono. Vabbè, questo non può far altro che piacere. E quali prospettive la Croce Rossa, la sezione di San Cipriano si pone per il futuro? Sempre per aiutare il prossimo e sempre crescere, crescere, crescere. Benissimo, grazie, un saluto dalla Croce Rossa di San Cipriano. Il nostro consueto appuntamento con lo sport vede protagonista la Fipe, che per questa giornata calcistica ha affrontato il Virtus Giffuni. Sul campo c'erano Eliana Romano e Stefano Noschise. Tesissimo derby dei Picentini, tra Fipe e Virtus Giffoni, gli uomini di Mister Lettieri hanno avuto la meglio, imponendosi per il risultato 2-1. Andiamo a vedere le immagini della gara e le interviste del dopopartita. Dopo un primo tempo scialbo di emozioni, senza nessuna azione importante da registrare, nel secondo tempo la partita si accende improvvisamente e regala ai tifosi presenti sugli spalti un grande spettacolo. La Fipe fa la partita e sfiora più volte il gol, rendendosi pericolosa soprattutto da un calcio da fermo. Proprio da un calcio di punizione nasce il gol del vantaggio per la squadra di casa, con il neoentrato Antonio Citro, abile a trasformare una punizione dal limite. La squadra ospite non ci sta e reagisce poco dopo, rendendosi pericolosa su un calcio di punizione prima e siglando poco dopo il gol del pareggio. Spinti dal pubblico di casa, gli uomini di Mister Lettieri riescono a trovare il gol della vittoria con un bel tiro dal limite di Foglia all'ottantesimo minuto. Dopo il gol la Fipe riesce a chiudere tutti gli spazi, rischiando addirittura di arrotondare il risultato in contropiede poco prima del fischio finale. Tre punti importanti, quelli conquistati quest'oggi per la corsa ai playoff, adesso dovete crederci per davvero. Allora, è stata una bella partita, sicuramente abbiamo, penso, meritato i tre punti per la corsa al campionato. Ce la giochiamo fino alla fine per cercare di arrivare ai playoff, anche se sarà difficile perché le prime ci stanno distaccando. Antonio, il tuo è stato un gol importante che ha sbloccato la partita, è stata comunque una soddisfazione per te che sei partito dalla panchina? Sicuramente è stato un gol importante, anche perché diciamo era una partita sentita, comunque un derby, e ci tenevamo tanto a vincere, anche perché diciamo un po' la società, un po' gli impegni che hanno, ci sono un pochino abbandonati e siamo rimasti un pochino soli, però con il gruppo, la voglia e la determinazione cerchiamo di andare avanti e di portare a fine questo campionato nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il gol ci tenevo veramente tanto, perché dopo un infortunio e due squalifiche non meritate mi sentivo diciamo di andare in campo anche dal primo minuto, però le decisioni spettano a Mister, però l'importante è aver vinto, poi chi ha segnato non è un problema. Dallo stadio comunale di Castiglione dei Genovesi è tutto, a voi studio. Anche in questa puntata non manca l'appuntamento con la rubrica Come ricette Mammet. Questa volta la nostra Antonella è stata ospitata dalla signora Elena, con la quale ha preparato la pastiera napoletana.
mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta. Vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta. Salve e bentornati alla mia rubrica di cucina, come dice anche Manda. Oggi siamo a casa della signora Elena in compagnia di sua figlia Lella, che ci mostreranno come si fa una pastiera di grano. Signora, quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti per la pasta al forno sono 1 chilo di farina, 400 g di sughero, 400 g di zucchero, 6 uova intere, un lattuggiaggio di arancia e un pizzico di sale. Gli ingredienti per il ripieno sono 1 chilo di grano, 15 uova, 10 intere e 5 soli in turno, 100 g di cetri, 800 g di ricotta e 800 g di zucchero, un cucchiaio di sugna, due essenze, una fior d'arancia e un'altra mille fiore, 800 g di latte. Allora, nel chilo di farina aggiungiamo 400 g di zucchero, la sugna e le 6 uova. Un pizzico di sale e una grattata di arancio. La pasta frolla è pronta. Adesso la poniamo in una busta di plastica e la lasciamo riposare per almeno un paio d'ore. Versiamo il grano nella pentola, aggiungiamo il latte e un cucchiaio di struzzo. Adesso giriamo finché non diventa crema. La crema è quasi pronta. Spegniamo il gas e la mettiamo a raffreddare. Adesso al crema di grano aggiungiamo ricotta e zucchero. Giusto una domanda, come avete preparato questa crema di ricotta? Allora, ho messo la ricotta, 800 g di ricotta e 800 g di zucchero e ho girato con il frullatore, con una spatola, come meglio credete, finché non è diventato crema. E la unisco all'altra crema. Adesso aggiungiamo le uova, già sbattute col frullatore. Aggiungiamo i canditi, vanillina e le essenze, fior d'arancio, mille fiori. La crema è pronta. Apriamo la teglia. Io uso la sugna, però si può fare anche col burro. Adesso prendiamo un pezzo di pasta frolla, un po' di farina, l'acquarello. Quindi è pronta per mettere la crema. Adesso prepariamo la sfoglia per fare le strisce sopra la pastiera. Adesso decoriamo con le strisce di pasta frolla. È pronta per essere infornata. Quali sono i tempi di cottura? Allora, circa 2 ore nel forno a legna, a fuoco più o meno moderato. Invece nel forno tradizionale, quello della cucina, a 180 gradi per un'ora e mezza circa. Adesso li infogliamo, si mettono di più. Ecco qua, la pastiera è pronta. Ringraziamo la signora Elena e sua figlia per la loro gentilezza. Assaggio.
In occasione della festa della liberazione del 25 aprile abbiamo chiesto ai nostri concittadini quale sarebbe per loro una vera liberazione. A sondare il territorio per noi c'era Andrea Palmieri con la sua rubrica Vox Populi. Oggi è il 25 aprile, la festa della liberazione. Quale sarebbe per te una liberazione? Fare l'amore con una ragazza. Liberarmi di voi. I carcerati. Devi liberare i carcerati? Sì. La guerra nel mondo, la fame. Questa è la liberazione mia. No comment. Stai facendo una cosa da stronzare. La liberazione del comune di San Cipriano. Basta. La liberazione da qualche chilo di troppo. Una liberazione sarebbe poter fare tutto ciò che vogliamo, avere una società che ci mette in condizione di, per quanto mi riguarda, a me il fatto che questa società non ci dà la libertà a 25 anni, a 30 anni di potersi creare una famiglia, per me è la costrizione più grande che c'è. Di cercare lavoro. Ah, ci se ne vanno tutti i compagni in realtà. Alla fine del mese non fare le capriole per sopravvivere. Ma da premettere che per me oggi non è una festa, però la liberazione per la gioia di tutti i tifosi d'Italia è l'abolizione della tessera del tifoso. Niente, nessuno. Sai bene? Beh, guarda, la liberazione deve essere capita di quelle che ci hanno lasciato i nostri padri. Oggi logicamente che siamo in un paese libero e non ci sentiamo liberi. Quale sarebbe per me una liberazione? Non so, non mi viene in mente niente adesso, scusate, forse la telecamera che mi emoziona. Queste erano le opinioni dei nostri concittadini, per me la liberazione adesso è tutt'altro. A voi studio. Il Forum dei Giovani, in collaborazione con la Croce Rossa, ha organizzato due domeniche dedicate alla salvaguardia ambientale e alla sicurezza stradale, valorizzando la piazza del nostro territorio con giochi per bambini e ragazzi. La prima giornata, quella del 27 aprile, è purtroppo saltata a causa delle avverse condizioni climatiche a data da destinarsi. Per la seconda, quella del 4 maggio, vi aspettiamo numerosi. Per questa puntata è tutto, vi lascio alla rubrica Detti e Ridetti a cura di Raffaele Spirineo. Da Erman Luca e Valeria è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Chi si dispiace della carnilata, a soi sa magna ni cano. Traduco, chi si dispiace delle vicende altrui rischia di perdere di vista il bene proprio. Alla prossima.